Il prossimo moderatore è Stan Nelson. Stan Nelson e Carrie Miceli sono, tra parentesi, due genitori come noi. E questo credo che sia una testimonianza estremamente importante e di quanto il valore della nostra comunità sia importante per tutti. Sono grandi ricercatori e lavorano per il loro figlio e per i nostri, quindi è importante che riconosciamo la loro dedizione a questa causa. Grazie Stan. Very good and welcome. Bene. Allora. Carrie Miceli mi diceva che abbiamo saltato uno dei relatori, il lavoro di Anna Maria De Luca, che non è stato citato, che sta facendo però un lavoro molto interessante per la traduzione meccanica dei segnali e il metabolismo cellulare. E l'importanza del capire come la trasduzione meccanica porti a dei cambiamenti nella cellula. Quindi un bellissimo lavoro. Io vi parlerò di... Purtroppo è molto difficile tradurre con questo rumore di fondo. Che terapie stanno usando le persone, qual è l'impatto di tutto ciò sulla gravità della malattia. Quindi c'è stato un lancio molto importante negli ultimi 2-3 anni e un'organizzazione che si chiama Duchenne Connect. Purtroppo con questo rumore veramente non è possibile fare la simultanea, dovreste dire di fare silenzio, onestamente non è possibile. Dystrophy, as you all know, is an X-linked disease gene. It primarily affects. Questa malattia riguarda soprattutto i ragazzi perché si tratta di una malattia recessiva che colpisce soprattutto i maschi, è stata descritta circa 150 anni fa e la Becker è stata descritta parecchi decenni fa e noi sappiamo che sia che la Duchenne che la Becker sono causate da mutazioni diverse però sullo stesso gene, quindi si tratta di malattie analoghe. La malattia, dato che si tratta una delle malattie genetiche più comuni nell'uomo, è stato uno dei primi geni clonati, quindi per più di 20 anni si è capita qual era la causa della DMD e come Carrie e gli altri hanno sottolineato c'erano tantissime strategie terapeutiche che sono state prospettate. Questa è la proteina della distrofina e agisce un po' come un ammortizzatore e questa ha tutta una serie di effetti benefici sul muscolo. Una delle cose che possiamo fare è prendere dei dati che riguardano la popolazione per chiederci quanto siano importanti la DMD e la DBMD. Questi sono stati dei dati di Kennison, dati raccolti negli ultimi 25 anni e si osserva che questi... Tutti i dati che sono stati registrati, vedete in blu DBMD e in rosso MD, quindi l'80% riguarda persone al di sotto dei 40 anni di distrofia muscolare, quindi mortalità da DBMD, quindi questa è la più importante per quel che riguarda l'impatto che ha sui singoli. Poi ci sono centinaia di persone colpite in ogni stato degli Stati Uniti, 300.000 persone colpite in tutto il mondo e quindi è un gruppo sufficiente per poter imparare anche bene per sapere quali siano le strategie terapeutiche che funzionano meglio.
Una delle cose che questi dati ci hanno mostrato è che in generale la malattia, beh, ovviamente è genetica, la storia naturale della malattia è la stessa generazione dopo generazione. Anziché sempre che clinicamente non riusciamo a fare qualcosa per modificare l'evolversi della malattia. Vedete, questa è la mortalità nell'85, questa nel 2005, vedete questa curva blu e si è spostata perché ci sono tutti questi ragazzi per cui la sopravvivenza sta aumentando perché il processo della malattia è stato alterato per una serie di cose che sappiamo e altre cose che forse non sappiamo, e questo registro, il CONNECT, ci può aiutare a capire meglio. Abbiamo più di 2.000 partecipanti, soprattutto dagli Stati Uniti, però anche di tutta una serie di paesi dell'Europa occidentale, un po' di tutto il mondo, quindi 2.000 persone registrate. E se restringiamo la diagnosi alla DMD e se pensiamo soltanto agli Stati Uniti, all'Europa occidentale, e ci siamo chiesti, ma questi dati sono compatibili con tutti i dati pubblicati sulla DMD? Cioè il campionamento della popolazione è più o meno quello che ci aspettavamo e possiamo estrapolare dei dati? Cioè capire esattamente cosa sappiamo della terapia, cioè è ragionevole che quello che si dice per la terapia sia di qualche rilevanza per tutti i nostri figli. Quindi possiamo estrapolare e misurare così una funzione di quanto sia grave la malattia sulla base dell'età della sedia a rotelle. Questo è il, diciamo, la valutazione di gravità. E poi i vari farmaci, le varie vitamine, i vari integratori che vengono normalmente usati nella comunità, che dal punto di vista medico non sappiamo neanche se siano efficaci, se ci sono degli studi osservazionali. Ecco, qui vedete questa informazione, la potete trovare online dal nostro sito, c'è un rapporto annuale che viene pubblicato, che viene aggiornato annualmente, c'è un grosso gruppo, questa è la distribuzione d'età dei partecipanti e sappiamo sulle delezioni, duplicazioni, mutazioni, che lo spettro delle mutazioni che si trova nel Connect Registry è molto simile ai vari tipi di campioni della popolazione che abbiamo in letteratura, e questa è una cosa buona. Le persone che partecipano al Connect sono quindi rappresentativi della popolazione generale dei ragazzi che hanno la Duchenne. Quindi se prendiamo questi dati e ci chiediamo qual è l'età media in cui vanno in sedia a rotelle per questa popolazione, diciamo 10,5 anni, però ci sono alcuni ragazzi che già a 6 anni devono mettersi in sedia a rotelle, mentre invece ci sono altri ragazzi che hanno bisogno della sedia a rotelle soltanto a 17-18 anni. Questa è una differenza enorme, quindi c'è un qualcosa che questi ragazzi hanno fatto, che i genitori hanno fatto, per cui è cambiato il livello di gravità della malattia. Quindi semplicemente guardando i dati forse possiamo dare una risposta. Allora, una cosa su cui ti sono d'accordo, gli scienziati, i genitori, i medici, è che gli steroidi sono utili per modulare il processo patologico, perché rallentano il progresso della malattia, hanno degli effetti positivi sugli aspetti respiratori, cardiologici, riducono la scoliosi. Quindi gli steroidi sono assolutamente benefici perché migliorano la performance muscolare. Questo è un lavoro che considera una meta-analisi, cioè prende tutti i dati che sono stati pubblicati in tutto il mondo, letteratura scientifica e trial clinici, e dice che in aggregato circa tutti questi studi mostrano che c'è un vantaggio. Questi sono dati pubblicati che indicano che in aggregato, da tutti i dati pubblicati, c'è chiaramente un vantaggio che deriva dagli steroidi per quel che riguarda la funzione muscolare. Quindi la domanda che ci possiamo fare: ma questo vantaggio muscolare lo osserviamo anche nel nostro registro? Abbiamo preso tutti i dati, abbiamo fatto il subset di ragazzi, ne abbiamo 384 e la media è 10,49, ma si è staccato il microfono.
questi dati che vediamo qui, i ragazzi che usano e non usano gli steroidi, vediamo questi ragazzi che non avevano mai usato gli steroidi, siamo a 9,88, se invece stanno utilizzando gli steroidi l'età media è 11,18 come passaggio alla sedia a rotelle. Non c'è una differenza enorme, però statisticamente significativa, semplicemente da questa osservazione semplicissima. Quindi questo significa questo valore P. Il valore P vuol dire che è esattamente questo, cioè che il vantaggio degli steroidi è abbastanza conclamato. È una cosa buona questo, perché ci dice questo. Quando guardiamo questi dati, quando noi estrapoliamo, quando cerchiamo di fare una misura della gravità su tutti questi ragazzi, questa è equivalente. Si tratta di un numero importantissimo, il Connect, che si è riuscita a raccogliere tutti questi dati su tutti questi ragazzi in un arco di tempo così breve. C'è una differenza tra il tipo di steroide? Quindi si usa soprattutto prednisone da un lato e dall'altro deflazacort, e alcuni medici ritengono che il deflazacort sia chiaramente superiore, mentre invece altri medici pensano che il prednisone sia altrettanto buono, potenzialmente superiore. 82 pazienti che usano che partecipano allo studio, 82 deflazacort, 77 prednisone. C'è una differenza a favore del deflazacort, ma abbastanza minima, non c'è la certezza statistica, ma il deflazacort sembra che vada un po' meglio. Beh, si deve prendere ogni giorno, ma in generale non c'è differenza tra un giorno sì e un giorno no e ogni giorno. Quindi però quelli che lo usano un giorno sì e un giorno no non rappresentano un numero significativo, quindi quando non abbiamo abbastanza dati ovviamente non possiamo dire che cosa sia meglio, perché non abbiamo numeri che lo confermino. Allora, un'altra domanda: moltissimi pazienti, 197, ecco, se possiamo vedere se hanno preso degli ACE inibitori. Questo influenza il momento della sedia a rotelle? Gli steroidi sì, gli steroidi più questi integratori condizionano l'età a cui il ragazzo arriva in sedia a rotelle. Ecco, questi sono i dati. Quindi gli ACE inibitori, il perindopril, che sono il più comune forse prescritto ai ragazzi, e poi lo sartan, che ha un effetto tipo ACE inibitori. Questi vengono prescritti molto regolarmente ai ragazzi. Questo è dovuto soprattutto a uno studio di un gruppo francese che indica che un intervento precoce con gli ACE inibitori, prima di avere un qualunque effetto cardiaco, ha un vantaggio, diciamo, nel rallentare lo sviluppo delle cardiomiopatie in un momento successivo. Quindi c'è questa idea nella comunità di usare gli ACE inibitori, a usarli molto presto, prima che ci sia una cardiomiopatia. Comunque molti ragazzi li prendono, molti no. Adesso ci facciamo questa domanda. Ci sono dei vantaggi osservabili degli ACE inibitori, non tanto sulla funzionalità cardiaca, ma sulla muscolatura scheletrica, cioè fino a che età riescono a camminare? E questi sono dati che concordano anche con i dati che ci sono su studi murini, cioè se prendiamo tutta la categoria di farmaci che vengono definiti ACE inibitori e li mettiamo tutti insieme, abbiamo un totale di 196 che prendono un farmaco tipo perindopril, 199 che non ne hanno mai presi. Vediamo se c'è una differenza nell'età in cui arrivano in sedia a rotelle. Beh, c'è un anno di differenza. Beh, dati numeri, questo è statisticamente significativo. Quindi nel Connect, il Connect dimostra che il fatto di prendere ACE inibitori rallenta il deperimento muscolare. Forse questi prendono anche gli steroidi, quindi l'effetto può essere dovuto agli steroidi e non necessariamente al perindopril, quindi riconsideriamo questi dati vedendo se prendono meno steroidi. Quindi quelli che prendono steroidi, vediamo che ci sono 86 di questi che prendono anche ACE inibitori e 67 che non prendono ACE inibitori, e la differenza è ancora superiore, resta comunque fortemente significativa dal punto di vista statistico. Quindi vedete
la potenza degli strumenti statistici per vedere qual è il contributo dei vari farmaci, semplicemente così come studio osservazionale, e i genitori individualmente così possono dare questo pezzettino di informazione che in aggregato diventa molto molto potente per capire cosa facciano i farmaci. E il commento di Sweeney è stato che lui stava facendo uno studio murino, stava facendo un confronto tra losartan e lisinopril, e ancora non ha i risultati di questo studio murino, però prevedeva che il losartan facesse peggio del lisinopril per una serie di idee che aveva sul meccanismo dei due farmaci. Quando si sono separati gli effetti, praticamente il losartan è equivalente, non c'è nessuna differenza per quel che riguarda la durata della deambulazione nei ragazzi. Allora, andiamo a vedere tutte le varie terapie che vengono usate comunemente negli Stati Uniti. Vediamo integratori di calcio, di vitamina D, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E. E c'è un grosso vantaggio per quel che riguarda il passaggio alla sedia a rotelle, vedete i valori, quindi c'è un effetto indipendente degli steroidi, però gli steroidi hanno un effetto ancora più forte quando vengono somministrati insieme a questi integratori. E questo è secondo me forse l'immagine più interessante. Allora, se prendiamo tutti i ragazzi che ci sono nel nostro registro e aspettiamo fino a una certa età quando smettono di camminare, vediamo quali sono queste osservazioni. Se consideriamo tutto il gruppo, siamo a 10,5 per il passaggio alla sedia a rotelle. Se i genitori non fanno niente, se non danno integratori, se non danno steroidi, se non danno ACE inibitori, vediamo 55 di questi pazienti che non avevano preso assolutamente nulla e qua siamo a 9,4. Se decidevano di usare gli steroidi o prednisone o niflazacort, l'età media era 11,3. E se oltre a questo prendevano vitamina D, calcio, coenzima, vitamina C, una di queste cose, c'era un vantaggio suppletivo, e se si usava un ACE inibitore, vedete qui abbiamo 90 con gli ACE inibitori, però qua arriviamo quasi a 12 anni. E alcune di queste molecole, vitamina D, calcio, coenzima Q10, vedete questi integratori prolungano la deambulazione. Ovviamente non è uno studio clinico controllato, non è stato fatto in modo rigoroso, però in un certo senso è una dimensione completamente diversa che clinicamente non si può mai avere. Questi sono proprio dati di storia naturali che restano sempre molto importanti per aiutarci a interpretare queste varie strategie terapeutiche, in particolare per cose difficili che i genitori o i ragazzi possono decidere di fare in modo autonomo. Questi sono sempre dati americani, degli Stati Uniti. Quando il nostro registro ha chiesto: avete mai partecipato a un trial clinico? L'85% non avevano mai partecipato a nessun trial clinico di nessun tipo. Questo è uno studio osservazionale, non lo so, una biopsia della pelle, una terapia, una cosa, ma pochissimi avevano mai partecipato a un trial clinico di questo tipo. E dobbiamo cercare di spostare le percentuali se vogliamo che le cose cambino rapidamente, però questo anche illustra il fatto che questo gruppo non è particolarmente selezionato, cioè non sono persone che fanno del loro meglio per partecipare ai trial clinici, quindi noi stiamo veramente facendo una campionatura dalla popolazione generale, e questo campione rappresenta il 10% di tutti i ragazzi che hanno la DMD negli Stati Uniti, quindi è un campione straordinario perché è assolutamente random, almeno così speriamo, quindi è un'osservazione straordinaria. Salto queste cose, comunque ne possiamo parlare anche dopo. Quali sono le mie osservazioni conclusive? Chiaramente c'è un registro italiano che state sviluppando, è una cosa fantastica.
Sempre meglio aumentare i dati, quindi noi vorremmo avere questa partecipazione da parte di tutti gli stati, perché questo ci libera di una serie di errori statistici, perché altrimenti mi potrebbero dire: ma tu hai scelto un certo sottogruppo di pazienti, se siamo tutti dentro è ancora meglio. E possiamo avere più dettagli, una migliore raccolta, migliorare l'integrazione con i registri degli altri paesi, armonizzare i dati del modo in cui i dati vengono raccolti, forse anche più, migliorare la rapidità, vedere tutte le terapie che stanno aiutando a rallentare la progressione della malattia. Io ritengo che questo sia un punto importantissimo, proprio che io ho imparato leggendo il registro COLLECT. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato nella Duchenne Connect, tutti coloro che ci hanno dati i dati in modo veramente utilissimo. Questo registro continua a crescere anno dopo anno, ne parlerà Holly in seguito, e è sostenuto dal Parent Project Muscular Dystrophy, e il lavoro è stato fatto anche da un grant delle NMD.